Assessore Rossi, parliamo di difesa delle donne perché ci sarà un seguito dell'iniziativa Difesa in Rosa che è già stata presa nei mesi scorsi. A maggio partiranno altri corsi. Sì, dal 5 maggio al 26 giugno, 8 settimane, 2 ore per settimana ci sono questi corsi di difesa personale tenuti dalla FICCAM, la federazione affiliata al CONI, da 52 maestri in tutte le nostre province. È un'iniziativa che ha avuto un progetto che ha avuto un notevole successo l'anno scorso e quindi insieme all'assessore Bulbarelli abbiamo deciso di ripresentare. Più di 1200 persone, ci si può iscrivere da qui a maggio al sito della regione o se no al sito difesainrosa.it, è completamente gratuito, è per ragazzi dai 15 anni in su. Penso che sia molto importante perché si portano le ragazze, insomma le donne a fare sport all'aria aperta insieme ad altre persone e penso che sia un modo per farle sentire più sicure, ma più sicure con se stesse. Non, ovviamente non sconfiggi la violenza sulle donne con un corso di autodifesa, questo non è il nostro scopo, magari è quello di evitare nei momenti critici una situazione di panico da parte della donna. È un modo per fargli fare sport, è un modo per farla incontrare. Abbiamo visto nel progetto scorso che ci sono state donne che hanno avuto esperienze vissute personali ed è stato buono farlo incontrare con altre donne, perché si dà così anche la possibilità di dare coraggio a chi non ha magari il coraggio di denunciare determinate cose, determinate situazioni. Penso che questo sia veramente il valore aggiunto. Farlo nei parchi, nei nostri bellissimi parchi, è ancora più bello. Nei parchi, nel resto delle province lombarde, qui a Milano invece proprio in piazza Lombardia dove c'è la sede della regione? Sì. Lo faremo nella nostra bellissima piazza e quindi sicuramente non ci saranno rinvii a causa del brutto tempo perché la piazza è coperta e visto insomma, quello che ci hanno chiesto le donne che hanno partecipato al precedente progetto, insomma la cosa dell'anno scorso era quello di fare anche un corso avanzato, quindi ci saranno due corsi, uno per principianti, quindi aperto a tutti, e uno invece per chi ha già partecipato all'anno scorso, quindi un corso avanzato. Quindi le arti su cui si basa questo corso sono judo, arti marziali, di che tipo? Sì, la FICCAM, sono 52 maestri della FICCAM che fanno questi corsi e quindi hanno ovviamente arti marziali perché vanno dal judo al karate, insomma arti marziali ma di autodifesa, insomma sono quelle mosse che possono permetterti anche di svincolarti in situazioni critiche.